governatore Maroni pretenderebbe di aumentare le tariffe dei treni lombardi e pretenderebbe di aumentarli legando questo a nuovi investimenti, quando invece la qualità del servizio, quello su cui noi viaggiamo tutti i giorni, noi che usiamo mezzi pubblici, treni, è disastroso. Per questo il Movimento 5 Stelle è stata la prima forza politica a denunciare già un mese fa questo bel trucchetto inserito nella legge di semplificazione di cui non parlava nessuno, l'aumento delle tariffe mascherato da nuovi investimenti che i pendolari pagano già, come tutti i cittadini, nelle tasse, col contratto di servizio da 400 milioni di euro che paghiamo a Trenord ogni anno per viaggiare in questo stato. Adesso l'assessore Garavaglia ha annunciato che stralceranno questo vergognoso articolo 19, anche grazie al Movimento 5 Stelle che ne ha dato notizia, ma sappiate che di questo stralcio non c'è traccia. Dunque noi, come Movimento 5 Stelle, abbiamo presentato un emendamento che abroga l'articolo 19 e in particolare quello che riguarda l'aumento tariffe, e quindi ci aspettiamo che l'assessore Garavaglia mantenga la parola data poco fa in aula e approvino il nostro emendamento abrogativo, di modo che non si parli di aumento delle tariffe dei treni in una legislatura in cui nel 2015 li hanno aumentati e la qualità del servizio è peggiorata.